abbiamo un rotolo di carta oppure anche dei rotoli degli scottex e li uniamo con lo scotch di carta. Poi con un punteruolo o un chiodo facciamo dei fori qui sotto la spirale, sotto questa linea di incollatura della carta, a distanza di 3 cm possono essere, o di 2 a seconda di quanti stecchi poi volete mettere o quanti chiodi. Ok. Poi inseriamo gli stecchi così, e qua dall'altra parte a livello perpendicolare facciamo un foro per bloccarlo. Ecco, così deve uscire fuori e poi venire in questo modo di qua e di là, e lo andremo a bloccare con della colla vinilica, oppure potremo mettere, se vogliamo, al posto degli stecchi un chiodo abbastanza lungo che arrivi fino quasi dall'altra parte, non andrà comunque bloccato perché la testa gli permetterà di rimanere perpendicolare. A questo punto lo chiudiamo con un cerchio di cartone, della colla e lo scotch, e lo riempiamo con questi materiali che possono essere gusci di noci, che sono un po' grossi, poi li andremo a sminuzzare con il martello, conchiglie, magari anche questo del sabbioncino, oppure io ci ho messo anche dei pezzettini di questi stecchi grandi un centimetro, tagliati con le tenaglie larghi un centimetro, oppure dei pezzettini di plastica, di bottiglia, che fanno un buon rumore, o dei pezzettini di latta, così quando oscillano fanno un buon rumore. Poi chiudiamo anche dall'altra parte, così e così, in questo caso è stata una lattina ma si può usare benissimo un cartone, e poi si decora a piacere. Io l'ho decorato così, c'è chi l'ha fatto attorcigliando dei fili, mettendo delle stoffe, come abbiamo visto, delle carte colorate.